It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cry. È proprio vero che i derby cambiano tutto e segnano inversioni di rotta importanti. La Juventus di Bucaro è reduce da una pesante sconfitta a Livorno, il Toro di Asta invece da 4 successi. Come poteva finire? Ovviamente con un successo dei bianconeri, che con 90 minuti buoni, anche se non perfetti, riescono a rovesciare le prospettive della vigilia. Il 4-1 con il quale la vecchia signora mata il Toro di Asta è vasto non soltanto per le proporzioni, ma anche per i riflessi in graduatoria, visto il sorpasso bianconero. Non è comunque una Caporetto granata per quanto visto in campo. In quel di Vinovo è infatti andata in scena una gara tutto sommato equilibrata, che con qualche episodio poteva anche finire in maniera diversa. E a proposito di episodi, non passano neanche 2 minuti quando davanti a Taraschi si spalancano le porte della gloria. L'ex Lascaris potrebbe griffare il tabellino del derby su questo svarione di Costantino, ma l'esterno pecca in freddezza e si fa parare il tiro ravvicinato dall'estremo juventino che si riscatta. Al decimo è ancora Taraschi a provarci con un diagonale insidioso, dopo una bella sgroppata, che però sfila sul fondo. Qualche minuto più tardi è invece la Juventus a passare. Scaglia contrasta Giannetti, ma il pallone finisce per essere un assist perfetto per l'accorrente Margiotta, che da probabile panchina si mette il vestito della festa e sblocca il risultato. Ancora Juve avanti e ancora Margiotta, che cerca di ripagare la fiducia di Bucaro con un gran tiro da distanza siderale. Bellissima la staffilata, meravigliosa la risposta di Brusa. Il Toro non ci sta, la reazione è affidata a Capitan Franchino, che prima prova la discesa e poi cerca il bingo da punizione. Il pallone si stampa sulla traversa a Costantino ormai battuto. Sul finire del tempo, la Juventus va vicino al raddoppio. Giannetti si beve fiore e mette in mezzo per Margiotta, il quale serve a sua volta per Boniperti, che manda a lato. Nella circostanza era stato segnalato un fuorigioco, che dalle immagini sembra non esserci. Nella ripresa la Juve spezza in 2 la partita, piazzando il colpo del raddoppio. Sul corner battuto da Margiotta, il più lesto di tutti è Gian Donato, che con un mezzo tacco fa secco Brusa. Il gol mette in ginocchio i ragazzi di Asta, che vanno sotto di 3 dopo un tiro capolavoro dell'austriaco Buchel, che si insacca nel 7. I Granata non riescono ad essere incisivi, ma ci provano comunque da calcio piazzato, con uno schema che finisce senza troppi patemi tra le braccia di Costantino. La Juve, invece, quando parte fa male, e il contropiede che porta al gol di Carfora è a pagina 122 del manuale del calcio. Giannetti stoppa e di sinistro serve il neoentrato che al volo segna il 4-0. Potrebbe essere uno dei risultati più roboanti degli ultimi 10 anni se solo Camilleri non tirasse giù Pinelli, provocando il penalty. Ippolito e lo stesso Pinelli si contendono il pallone, ma alla fine batte l'attaccante, siglando il gol della bandiera. Magra consolazione per un derby a fortissime tinte bianconere. La ciliegina potrebbe essere il gol di Giannetti, che davvero attaccante vuole partecipare alla festa a tutti i costi. Il numero 9, dopo aver messo a sedere Fiore, disegna un arcobaleno, che però finisce a lato.